Un doppio passaporto per i cittadini dell'Alto Adige. L'idea è del governo di Vienna, dove da mesi si parla di un decreto legge ad hoc per conferire doppia cittadinanza agli altoatesini. Un'iniziativa che a Roma però non piace affatto. La Farnesina l'ha definita ostile, tanto da far saltare per questa ragione l'usuale vertice bilaterale tra i ministri degli esteri dei due paesi, che a breve avrebbe dovuto tenersi a Vienna. Un disegno di legge al momento non esiste, ma appena sarà disponibile inizieremo un confronto con l'Italia, ha detto oggi il cancelliere austriaco Kurz durante l'incontro romano con il premier Giuseppe Conte, che ha comunque ribadito la posizione fortemente contraria dell'Italia. Sulla questione abbiamo chiesto un parere a Sergio Romano, storico ed editorialista del Corriere della Sera. L'Alto Adige è diventato italiano nel 1919 a Versailles perché il presidente degli Stati Uniti, che in quel momento era un personaggio molto importante, Wilson, aveva in qualche modo preso in considerazione amichevolmente, per così dire, la richiesta italiana. E il problema è ridiventato attuale alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando per un certo momento sembrò che l'Austria effettivamente chiedesse il ritorno dell'Alto Adige o del Südtirol. Ma il problema invece venne risolto dal Presidente del Consiglio italiano Alcide De Gasperi e dal cancelliere tedesco Gruber. In un incontro a Parigi Gruber accettò che la regione rimanesse italiana, ma chiese che a quella regione venisse garantita una maggiore autonomia, una forte autonomia. E su questo effettivamente dopo qualche anno l'accordo fu raggiunto. Poi naturalmente con l'arrivo di una nuova generazione, in una fase di populismo e nazionalismo ormai di moda, per così dire, ecco che il problema ritorna alla luce.